disastro, un disastro, un disastro, un disastro, un disastro, un disastro, ragazzi, un disastro. Tra l'altro, ragazzi, vi aspetto la live reaction domani, più o meno alle 14:30, che ho fatto la prima live reaction della partita, e domani comunque vi invito a guardarla. Ma un disastro, non abbiamo un gioco, non abbiamo un gioco, ci siamo sciolti come la neve al sole. Dopo il gol dell'1-1, ma proprio come la neve al sole. Ma poi, cioè, le occasioni che abbiamo avuto all'inizio non le abbiamo sfruttate, e poi ci hanno preso campo, ovviamente. Ma poi Milenkovic, 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 tra l'altro è finita ora 3-1. Milenkovic che fa l'identico errore che ha fatto l'altro giorno Vitor Hugo, cioè va in chiusura sul Papu Gomez a 80 metri dalla porta. Ma come si fa? Come si fa? Cioè, te lo insegnano alla scuola calcio. Te lo insegnano alla scuola calcio che non devi andare in chiusura lontano dalla porta, perché se no ti creano una superiorità ti creano una situazione di superiorità numerica. Ti tirano i occhini se lo fai alle scuole calcio. E poi invece Vitor Hugo e Milenkovic, che giocano in Serie A, ancora questo non l'hanno capito. E quindi prendiamo quel gol da Gomez. Peccato, perché eravamo partiti bene con il gol dopo 3 minuti di Muriel, e poi ci siamo sciolti come la neve al sole, ragazzi. Ci siamo sciolti come la neve al sole. Idricic, cioè, come sempre, è un fenomeno assurdo. Diventa Cristiano Ronaldo, diventa Cristiano Ronaldo e Messi insieme contro la Fiorentina, ovviamente. Poi Gasperini ovviamente avrà sempre da dire che Chiesa è un cascatore. Oggi l'hanno sommerso di fischi, però Papu Gomez appena lo sfiorano va in terra. L'unico buono è Lafon. L'unico buono è Lafon. L'unico buono è sempre Lafon. L'unico buono adesso è sempre Lafon. Anche oggi ci ha parato veramente il culo, perché se no ne prendevamo più. Ne prendevamo più di tre. Poi che fatemi pensare, ragazzi. A parte Lafon, veramente, cioè, una difesa inguardabile anche oggi. Inguardabile. A parte, poi ragazzi, io che cavolo, secondo me Pioli ha meno idee che capelli. Pioli ha meno idee che capelli. Meno idee che capelli. Cioè, zero. Perché? Cioè, stai perdendo 3-1. Stai perdendo 3-1 a Bergamo in uno scontro diretto per l'Europa League. Un allenatore normale che cosa fa? Cerca magari di scoprirsi più in attacco, di mettere un attaccante. Pioli invece che cosa fa? Pioli che cosa fa? Mette Vitor Hugo e Dabò. Mette Vitor Hugo e Dabò. Mette Vitor Hugo e Dabò sul 3-1. Cioè, io rimango basito. Io rimango veramente basito. Io rimango veramente basito, che veramente abbiamo un allenatore che comunque ha grosse responsabilità. È vero, ha dato un carattere alla squadra, ma ha grosse responsabilità su questa squadra che non riesce veramente a brillare. Una squadra che tecnicamente è molto limitata, però anche l'allenatore ci mette sempre, sempre, sempre del suo. E anche oggi ce l'ha messo, perché anche oggi Pioli ce l'ha messo del suo. Tanto gli unici sono sempre Muriel, che ci ha provato. Veretout, secondo me, si sta involvendo, Veretout in un'involuzione nelle ultime partite, preoccupante almeno, perché anche oggi Veretout ha perso tantissimi palloni in mezzo al campo. E poi, ragazzi, comunque, a parte che oggi è tornato Quezzella, ma la difesa non va con disastroso Milenkovic, disastroso Ceccherini, Lorini che fa più la fase offensiva della difensiva, però in attacco sbaglia un gol già fatto a porta vuota sull'1-1. Ragazzi, che fa? Che dire? Che dire? Veramente un disastro, un disastro, un disastro, un disastro. Iscrivetevi al canale, Forza Viola, un disastro, un disastro. Un disastro!